Intro. Ciao a tutti, eccoci al quarto video sulle classi di D&D. Oggi parliamo del chierico. Il chierico, fin dalla prima edizione del 1974, è sempre stata una delle classi più versatili. Capaci in combattimento, così come nell'uso della magia divina, sono considerati potenti guaritori a causa del gran numero di magie curative a loro disposizione. Grazie alla divinità venerata, sono in grado di respingere o controllare le creature non morte e agiscono a seconda del dominio scelto. Fra l'altro, è l'unica classe ad essere stata inclusa in ogni edizione di D&D senza mai aver cambiato nome. Quindi, siete pronti? Tirate iniziativa! Il chierico. Nella primissima edizione di D&D del 1974, la classe del chierico venne descritta avente alcuni vantaggi sia del Fighting Man che del Magic User, potendo usare sia armi magiche, non taglienti però, così come diversi incantesimi. Fra l'altro, quando nacque, venne pensata come una classe destinata a cacciare vampiri, non morti e tutte quelle creature sovrannaturali che si opponevano alla luce e alla vita. Avete presente i film horror della Hammer Productions? Ecco, il vampiro contro cui dovevano scontrarsi i primi chierici si chiamava Sir Fang, cioè letteralmente Sir Zanna, e il tutto ricordava il classico scontro tra Abraham Van Helsing e il Conte Dracula, del romanzo di Bram Stoker del 1897. Il chierico dell'epoca aveva in dotazione un simbolo sacro con cui respingere le tenebre. Quando qualche mese fa ho giocato una mini campagna ambientata a Ravenloft e legata al Conte Strad, ho interpretato un chierico di nome Abigail Van Larsen e ho usato proprio Van Helsing come ispirazione. Quando poi ho scoperto che effettivamente i primi chierici erano cacciatori di vampiri, mi è venuto un po' da sorridere in effetti. Ma come mai i primi chierici avevano armi non taglienti? Beh, questo errore nacque da un'errata interpretazione del popolare arazzo di Bayeux da parte di Gary Gygax, il quale si convinse che Oddone di Bayeux fosse stato ritratto con una mazza in mano, anche se si ha il dubbio che quell'Oddone in realtà fosse l'arcivescovo Turpin. In ogni caso, i primi chierici erano votati a una certa divinità e sono spesso stati considerati come i preti del gruppo. Con la quinta edizione di D&D, i chierici diventano qualcosa di più che semplici preti. Sono intermediari tra il mondo dei mortali e i piani remoti degli dei, e spesso sono pervasi dallo spirito dell'avventura, per cui si mettono in viaggio con altri compagni ed esplorano il mondo che li circonda. Ma come funziona il rapporto fra divinità e chierico? La magia divina fluisce dalla divinità nel nostro mondo, e i chierici sono persone speciali che riescono a incanalare questi enormi poteri. Non tutti gli avventurieri sono in grado di manifestarlo come fanno loro. Questa possibilità viene concessa solo a chi è stato scelto per adempiere questa nobile vocazione. Ah, piccola annotazione, le divinità a cui fa riferimento il chierico possono essere molteplici e di molteplici mitologie o mondi, celtica, norrena, egizia o dei pantheon di D&D. Scegliete a quale fare riferimento a seconda dell'ambientazione in cui giocate. Servono infatti anni di studio e di addestramento per imbrigliare la magia divina, e la capacità di lanciare incantesimi da chierico è basata sulla devozione della propria divinità. I chierici possono curare i propri compagni di viaggio, così come infliggere pesanti danni ai nemici, il tutto grazie alla forza della propria fede. Non solo, oltre a curare e fare danno, possono scagliare maledizioni, scatenare epidemie, infliggere veleni e perfino invocare pioggia di fuoco per distruggere i propri nemici. Ma anche in combattimento corpo a corpo riescono a essere temibili, anche perché sanno che verranno assistiti dal potere del proprio dio, qualunque esso sia. Generalmente, quando un chierico decide di diventare un avventuriero, lo fa su indicazione del proprio dio, in quanto ha una missione da compiere. Che sia punire il male o recuperare reliquie sacre, molti chierici hanno anche il dovere di proteggere i fedeli della loro divinità, conducendo negoziati o combattendo in mischia. Quindi, come si crea un chierico? Innanzitutto, quando sarà il momento di costruire il vostro personaggio, dopo aver scelto la razza, dovrete andare a leggere la sezione che riguarda la classe di vostro interesse. In questo caso, quella del chierico a pagina 57 del manuale base del giocatore. Successivamente vi verrà detto qual è il dado vita di quella specifica classe. Nel caso del chierico è il D8, e come calcolarne i punti ferita, al primo livello e poi ai successivi. Dopodiché si arriva alle competenze e all'equipaggiamento. Se volete giocare con l'equipaggiamento iniziale fornito dalla classe, nel caso del chierico potrete ottenere una mazza o un martello da guerra, se a competenza, una corazza di scaglie o un'armatura in cuoio, o una cotta di maglia, se a competenza, una balestra leggera e 20 quadrelli, o una qualsiasi arma semplice, una dotazione da sacerdote o una dotazione da esploratore, uno scudo e un simbolo sacro. Vi ricordo, ancora una volta, che non dovete scegliere una sola arma di questo elenco, ma che dovete scegliere l'alternativa per ogni riga.
che poi va a sommarsi con quelle successive. Se non volete usare l'equipaggiamento fornito dal manuale base, vi ricordo che ogni personaggio ha la possibilità di rinunciare all'equipaggiamento base della propria classe per decidere di acquistare da zero tutto ciò di cui ha bisogno. Ovviamente, concordatelo col vostro master. Cosa sa fare quindi un chierico? Il primo aspetto che troverete è quello degli incantesimi e il manuale vi mostrerà una bella tabellina, presente per tutte le classi, grazie alla quale potrete capire, livello per livello, quanti trucchetti e quanti incantesimi avrete a disposizione. La vostra principale caratteristica sarà saggezza, quindi assicuratevi di avere un bel punteggio alto. Inoltre, potrete beneficiare di un focus da incantatore, cioè un oggetto che canalizza il potere della vostra divinità e che vi permetterà di lanciare incantesimi. Qualunque dominio scegliate, ricordate anche che avrete sempre la capacità di incanalare energia divina utilizzandola per alimentare i vostri effetti magici, uno dei quali è e sarà sempre scacciare non morti. A differenza di altre classi, il chierico sceglierà il suo dominio non al terzo livello, ma già a partire dal primo e avrà una scelta piuttosto ampia. Potrà infatti scegliere fra dominio della conoscenza, dominio della guerra, dominio dell'inganno, dominio della luce, dominio della natura, dominio della tempesta, dominio della vita, dominio della forgia, dominio della tomba, dominio dell'ordine, dominio della pace, dominio del crepuscolo e infine dominio della morte. Come sempre, PHB sta per Player's Handbook, quindi il manuale del giocatore, Xan sta per Xanatar, Tas sta per Tasha e DM sta per manuale del Dungeon Master. Ma cominciamo subito. Dominio della conoscenza. Ogma, Thoth, Bokob, Gilean, Aureon sono alcune delle divinità di questo dominio e danno valore all'apprendimento e alla comprensione più di ogni altra cosa. Alcune desiderano che i propri chierici vadano in giro per il mondo portando conoscenza al prossimo, mentre altre accumulano conoscenze per custodirle in segreto. Coloro che venerano queste divinità recuperano vecchi tomi polverosi, si addentrano in luoghi estremamente pericolosi e possono anche studiare le arti esoteriche. Anche attività come artigianato e invenzione sono incluse in questo dominio. I chierici di questo dominio possono leggere la mente a chi gli sta intorno o evocare visioni del passato relative a oggetti specifici e a chi li ha usati, o persino scoprire il passato di un determinato luogo e chi l'ha frequentato. Dominio della guerra. Non esistono solo divinità del bene e della conoscenza. Là fuori esistono anche dei della guerra, che apprezzano combattenti valorosi pronti a lottare per un certo ideale. Quando ciò accade, questi avventurieri vengono ricompensati per le loro gesta. Alcune di queste divinità sono Ares, o Marte, Grumsh, il dio degli orchi, Nike, la dea della vittoria, e molti altri. I chierici di questo dominio sono combattenti prestanti, che vengono aiutati dal proprio dio a colpire duramente i nemici, e anche a beneficiare di maggior precisione ai tiri per colpire. Dominio dell'inganno. Avete presente Loki, il dio dell'inganno norreno? Ecco, lui e altre divinità come Timora, Veshaba, Olidammara e molti altri sono i cosiddetti dei mistificatori, coloro che sono sempre pronti a turbare l'ordine e la stabilità delle cose. Sono i protettori di canaglie e ribelli e i loro chierici sono considerabili come devoti piuttosto caotici. Umiliano i superbi, rubano ai ricchi, liberano i prigionieri e contestano le autorità, prediligendo i sotterfugi agli scontri diretti. Fra le varie capacità di questi chierici, quelle più utilizzate sono quelle illusorie, che gli permettono di creare duplicati di se stesso o di scomparire come un'ombra. Dominio della luce. Apollo, Ra, la Thunder, Helm e molte altre divinità della luce promuovono ideali di rinascita, rinnovamento e bellezza, spesso utilizzando il simbolo del sole. I chierici che venerano queste divinità ne promuovono lo stile di vita e cercano di mettere a nudo le menzogne e allontanare l'oscurità. I poteri conferitigli dal suo dominio lo aiutano a tenere lontane le tenebre e a portare la luce anche nei luoghi più profondi e remoti della Terra. Dominio della natura. Le divinità che fanno riferimento a questo dominio sono divinità del mondo naturale e proteggono flora e fauna, in qualunque multiverso si trovino. Se i druidi possono proteggere la natura praticando riti e accudendola da vicino, i chierici di questo dominio sono veri e propri campioni con un ruolo attivo, come quello di cacciare aberrazioni dai boschi, benedire raccolti dei fedeli o far avvizzire i campi di chi si oppone al proprio dio. Questo dominio permette loro di approcciarsi ad animali e vegetali, mitigare gli elementi della terra e utilizzare le forze della natura a proprio beneficio. Dominio della tempesta. Zeus e Thor in primis governano le tempeste, il mare e il cielo. Dei del tuono e del fulmine, della forza fisica e del coraggio, fanno parte del pantheon di questo dominio e infondono ai propri chierici i loro stessi poteri. Non è quindi raro vedere un chierico utilizzare tuoni e fulmini per mantenere i fedeli sulla retta via o sconfiggere nemici potenti.
dominio della vita. Per questi chierici, la vita viene prima di ogni cosa. Ogni forma vivente deve essere protetta e i chierici di questo dominio si preoccupano di curare i feriti, scacciando le forze della morte e della non morte. Principalmente, chi sceglie questo dominio si occupa di salvare tutte le creature viventi, infondendo loro la luce e la vita del proprio Dio. Dominio della forgia. Le divinità che proteggono gli artigiani, dal più umile fabbro del villaggio al più possente artigiano del reame, aderiscono a questo dominio. Con pazienza e duro lavoro, anche il più restio dei metalli può venire piegato dalla volontà del fabbro. E questo viene insegnato anche ai chierici di questo dominio, i quali infondono poteri magici alle armature o alle armi che creano, incanalandovi dentro persino il potere della propria divinità. Dominio della tomba. I chierici di questo dominio sono votati a tutte quelle divinità che si trovano sul confine tra la vita e la morte. Pensano che profanare il riposo dei morti sia un atto abominevole e si fanno carico di mantenere l'ordine delle cose. Ade, Anubi e Osiride sono alcune delle divinità del pantheon di questo dominio e grazie al loro influsso, i loro chierici possono donare la pace agli spiriti erranti, distruggere non morti e alleviare le sofferenze ai morenti. Dominio dell'ordine. Disciplina e devozione, questi sono gli aspetti del dominio dell'ordine, i cui chierici meditano sulla logica e la giustizia, mentre servono i loro dei. Supportano le leggi e le regole della società e si preoccupano che ognuno faccia la sua parte, detestando tutto ciò che è caotico. Dominio della pace. I chierici di questo ordine vengono ispirati dalle proprie divinità a rispettare il prossimo, risolvendo conflitti e opponendosi a quelle forze caotiche che sono contrarie alla pace. Questi chierici divengono spesso arbitri di dispute e controversie, proponendosi come paceri. Dominio del crepuscolo. Quando cala il sole, è l'ora del crepuscolo, e i chierici di questo dominio portano conforto a coloro che cercano riposo e scelgono di avventurarsi nell'oscurità per i più disparati motivi. Possono vedere al buio, sono sempre vigili anche in caso di pericolo e riescono a incanalare l'energia divina della propria divinità ai colpi delle proprie armi. Dominio della morte. Questo particolare dominio si trova nel manuale del Dungeon Master ed è incentrato sulle forze che causano la morte e sull'energia creativa che provoca la non morte. Necromanti, cavalieri della morte, lich, se volete che il vostro chierico sia più orientato verso divinità oscure piuttosto che generatrici di vita, questo dominio fa per voi. Le sue capacità provocano danni necrotici e possono far avvizzire i nemici, essendo questi chierici esperti di necromanzia. Conclusioni. E voi? Avete mai giocato un chierico? Come l'avete buildato, cioè costruito? Che dominio gli avete dato? La mia Abigail, giocata in Curse of Strahd, l'ho creata scegliendo il dominio della vita, in quanto dovevo utilizzare solo il manuale base, ma se avessi potuto scegliere liberamente, avrei scelto sicuramente il dominio della tomba. L'avevo immaginata come una Van Helsing femminile, dai modi bruschi e dal naso spaccato, il cui motto era «Ciò che è morto deve rimanere morto». Sì, ecco, ce l'aveva particolarmente contro i non morti. E per lei? I vampiri e creature simili erano solo aberrazioni. Ma voglio sentire le vostre opinioni. Che ne pensate della classe del chierico? Ditemi! Ci vediamo settimana prossima con la classe del druido. A presto e buon gioco!